C'era una volta la politica, il titolo del suo libro, oggi al posto della politica cosa c'è? Ma questo è un titolo evocativo, da un lato una denuncia, cioè oggi non c'è più la politica vera, dall'altro un'invocazione, sperare che la politica vera torni, perché io sono sempre pieno di speranza, chi ha la passione politica non può rassegnarsi, per cui io mi auguro che i giovani, ad esempio, per partecipare alla vita della propria città capiscano che non c'è un'alternativa alla politica, che bisogna sporcarsi le mani con la politica. E cito nel libro quella frase che io ripeto spesso, ma francamente non ho trovato una frase più bella, di Don Milani ai giovani che gli dicevano la politica è una cosa sporca, e lui rispondeva in modo fantastico, il più grande spot per la politica: ma ragazzi, a che vi serve avere le mani pulite se le tenete in tasca? Per cui io mi auguro che tanti giovani sentano il richiamo della passione politica. Ma diciamo che è morta la Democrazia Cristiana, ma sono ancora vivi i democristiani, grazie a Dio. Non sono l'ultimo, ma ce ne sono tanti. Sicuramente Sposetti è l'ultimo comunista. Una cosa che ho imparato è la saggezza dei proverbi popolari. Per cui, a proposito di quello che capita tra Renzi e Calenda, direi tra moglie e marito non mettere il dito. Quanto incide, a suo dire, il fenomeno dell'astensionismo così grave nelle ultime tornate in quell'area centrale della politica a cui si riferiva sempre la Democrazia Cristiana? Ma, allora, il centro democratico cristiano non può esistere più perché non ci sono più le condizioni politiche che c'erano col muro di Berlino, con la contrapposizione ideologica, con l'unità politica dei cattolici. Però è necessario lavorare per creare quell'elemento anche di moderazione in politica, che io non so se sarà un polo a sé, ma certamente è necessario ovunque. Vedo questa coalizione di governo che a volte perde un po' il senso della moderazione, però dico anche alla Schlein, attenzione, perché l'opposizione si fa sulla piazza, ma si fa anche con le proposte e con i sì in Parlamento. Ecco, proprio la segretaria Schlein, lei all'interno del PD possiamo dire più a destra rispetto... Ma io sono indipendente, non sono del PD, però sono iscritto al gruppo parlamentare e naturalmente ho grande attenzione per la Schlein, che è una donna intelligente, secondo me può fare bene, mi auguro che faccia bene. Cioè, oggi non ci sono più voti che non sono contendibili. Cioè non ci sono più rendite di posizione, i voti chi è più bravo se li conquista. E dell'ispirazione cristiana della politica oggi cosa resta e come tornare a interessare soprattutto i giovani a quel patrimonio? Beh, oggi devo dire che c'è bisogno in forme nuove di affermare anche identità e valori cristiani, ma ognuno lo fa nel modo che ritiene più giusto in Parlamento.